Buongiorno professor Ferrarotti, lei non ha bisogno no. di presentazioni, è uno dei più grandi sociologi al mondo. Bah, forse... E eh, le sono veramente grato per aver accettato il nostro invito a contribuire alla nostra sessione di geoetica eh, al convegno di Geoetalia 2011. Dunque, lei può davvero aiutarci a riflettere su alcuni punti essenziali che devono accompagnare la nostra attività di geologi. Noi geologi che studiamo la Terra, i fenomeni naturali, cercando. Di capire le cause e di mitigarne gli effetti. La prima riflessione: quali sono le ricadute sociali della nostra pratica e ricerca geologica? Per ora le posso dire quasi irrilevanti, le dirò perché. Eh, non solo i geologi, ma tutti gli scienziati in Italia lavorano un po' nel deserto, voglio dire voci che gridano. In che senso? Nel senso che la cultura italiana, l'Italia oggi, è ancora in qualche modo. Diciamo, fra un mondo e l'altro, fra il mondo del pressapoco di ieri, il mondo tradizionale, il mondo dei grandi costumi, delle grandi narrazioni pre-scientifiche, anti-scientifiche, o comunque scientificamente irrilevanti, e invece un mondo tecnicizzato, razionalizzato. E allora cosa succede? Che il giudizio scientifico che dovrebbe in qualche modo darci una cognizione, una conoscenza diretta, chiara, nei suoi termini precisi, della situazione in cui versiamo, ciò che ci possiamo anticipare, ciò che va preparato per ridurre i danni e massimizzare gli effetti positivi, questo giudizio scientifico per il momento nella cultura italiana è minoritario. E perché? Arrivo a dire che è quasi irrilevante. No. Ottime cose, le trasmissioni televisive di Piero Angela, cioè la scienza come intrattenimento, questo sì, non incide perché la mentalità prevalente è ancora quella. Nei politici, badi, parlo di classe dirigente, ma anche poi di gente comune, la mentalità prevalente è ancora quella che traduce e riduce i problemi politici in perorazioni letterarie, oppure i problemi etici in atteggiamenti estetici è la cultura del bel canto e i geologi purtroppo ci dicono tante cose belle utili importanti per la vita ma non cantano professore ma c'è qualcosa nella nostra nel nostro impegno quotidiano che noi possiamo fare per cominciare a demolire questo muro sì sì c'è qualche cosa per esempio maggiore sobrietà nei giudizi per esempio una scuola che in qualche modo non privilegia una cultura vetero umanistica, che è importante la cultura umanistica, ma non la vetero umanistica, ma dia invece spazio, sempre più spazio alle materie scientifiche, non scientistiche, perché questo è il rischio dell'Italia, che si passi da una mentalità miracolistica che gioca al lotto, voglio dire, che spera alla ricchezza improvvisa, eh, che so io, il corno di Napoli, eccetera. E a che cosa invece? Passare a, a una sorta di mentalità in cui si pensa che la scienza possa risolvere tutto. No, la scienza vale nella misura in cui vale anche la consapevolezza dei suoi limiti. Ci sono problemi umani, la morte, il riconoscimento personale, l'amore, la giustizia, che non sono scientificamente risolubili, però nei suoi limiti. La scienza potrebbe, la geologia in primo luogo, in un paese come l'Italia che è uno sfasciume da Messina a che so io, all'Alto Adige, questo potrebbe dare moltissimo. Se non dà tutto ciò che la scienza potrebbe dare in Italia è perché la mentalità italiana è ancora profondamente tradizionalizzata, miracolistica, legata al caso, alla fortuna persino alla ve al vecchio mito dello zio d'America, quando in fondo l'America viene a bussare alle nostre porte invece di portarci ricchezza. A questo proposito, allora, l'episodio del terremoto previsto a Roma dallo studioso Bendandi eh, fa da corollario, certo. nel senso che lì l'informazione mediatica sensazionalistica ha oltrepassato quella che era invece la corretta... Ma, ma lei, lei, guarda, dice due cose in una. Primo, la, il Bendandi è una conferma di quello dice, che diciamo. Il pre secondo, la natura dei media. Insomma, la scuola fallisce, la famiglia ha abdicato la televisione perché è quella televisione, eh, internet, Facebook, YouTube, eccetera, Twitter. I media, vale a dire le comunicazioni elettronicamente assistite, eh, sono importanti, ma non solo, non sono però eticamente a diafore. Teatralizzano tutto. Tutto diventa teatro, tutto diventa intrattenimento tutto diventa evasione dei problemi con cui la scienza, il giudizio scientifico, nel passaggio dall'opinione volgare alla episteme, cioè alla conoscenza scientifica dura, deve rappresentare. Quindi i mass media, questo è, che, è ciò che non viene capito, per non si tratta del, dell'uso buono o cattivo, c'è qualcosa di intrinseco. La televisione, per esempio, di cui noi approfittiamo, io approfitto, che è un dovere cifico anche a volte dire quel che si pensa, ma bisogna avere il coraggio di andare anche contro questo, far capire che i media non mediano. Vale a dire non aiutano la interpretazione scientifica, ragionevole, se non razionale, della situazione in cui versiamo. Schiacciano tutto sull'immediato, sul presente. E quindi annullano la memoria, annullano la memoria. Io so che questo proprio ai geologi è importante perché seguono i movimenti geofisici di, una, di un paese, per esempio l'Italia, che deve essere per voi un paradiso perché eh, non vi mancheranno mai i problemi, non sarete mai disoccupati tecnologicamente. E devo dire, hanno bisogno anche di seguire nel tempo. La dimensione tempo viene invece cancellata. Dall'orrendo, incipiente presentismo dei media. Ecco, questo elemento tempo che lei cita è fondamentale perché i tempi geologici non sono <ride> i tempi di una tornata elettorale, più delle volte quindi il eh, problema so. non viene affrontato come dovrebbe sì, essere. Eh, sì. eh, lo so, lo so. Lo so. Di... Sì. Eh, poi non solo, voi avete a che fare con la incontinenza opaca della materia, capire. Eh, mi piace moltissimo, io se non facessi il sociologo avrei voluto fare il geologo, ma questo è un altro discorso. Pre ecco, anche questo è un altro elemento importante, la geologia parte dal dato reale, è. è una delle scienze che nasce come descrittiva e poi in qualche modo è, è ovvio che quantifica il fenomeno, lo modellizza, ma sempre con questa aderenza a quello che, che è nella realtà. Le chiedo un'ultima riflessione. Noi tutti siamo rimasti sbalorditi quando in occasione del terremoto di Sumatra, e in particolare dello tsunami, vi fossero alcune popolazioni indigene che, riconoscendo i segnali precursori di quell'evento, si sono messe in salvo. Ecco, trasferendo questo eh, discorso alla nostra realtà italiana, a questi piccoli centri urbani abituati a convivere con la pericolosità, la fragilità del loro territorio, quanto è importante la memoria? collettiva. La memoria collettiva è fondamentale, però la stiamo perdendo. Proprio per quello che dicevamo. L'Italia si è razionalizzata, industrializzata in poco più di una generazione, 20-25 anni. In Inghilterra per la rivoluzione industriale ci sono voluti poco meno di due secoli. Cosa è avvenuto questo? non siamo oggi un paese industriale senza cultura industriale. Abbiamo perso l'antica saggezza sapienziale degli analfabeti, quelle a cui lei si riferiva poco fa. Proprio adesso e, e non abbiamo però ancora internalizzato i valori razionali, scientifici di un paese che debba vivere a contatto e guadagnarsi da vivere con operazioni tecnicamente progredite e raffinate. La memoria è fondamentale, ma i media lavorano contro la memoria, anche quando fanno, in Italia sono cose eccellenti, la, la grande storia, la storia siamo noi, ma questa storia siccome è trasmessa dai media non ha un rapporto diretto con l'antica memoria esistenziale invece avevano gli indigeni che lei citava, sembra quasi un reperto archeologico, distaccato, ci diverte, ma non ci coinvolge. In realtà la memoria è fondamentale e senza memoria non c'è che la gratuità, la fatuità, l'irresponsabilità e la follia, perché noi siamo, non siamo altro, gli esseri umani sono solo ciò che sono stati, anzi, gli esseri umani sono ciò che ricordano di essere stati. E l'antefatto, la critica, l'analisi, anche ai livelli dell'oralità più sprovveduta, analfabeta, eh, i ricordi analizzati, sono fondamentali per capire dove siamo oggi nel presente e per progettare eventualmente l'avvenire, il nostro futuro. Purtroppo mi vuole dover dire che l'Italia, io ricordo sempre questa definizione di un illustre meridionalista, quindi Giustino Fortunato. Il centro sud dell'Italia altro non è che uno sfasciume pendulo sul mare. Se lei pensa agli smottamenti che si verificano da Messina a Napoli, Vulcani del Vorturno, cioè, lei non può che sottoscrivere. E dove sono i geologi? I geologi dovrebbero essere in prima fila. La geologia dovrebbe essere una delle materie fondamentali e invece vive lì nella sua penombra ombratile, tranquillo nel suo angolino non disturbata ma senza disturbare mentre dovrebbe gridare alto e forte. Signori, siamo in pericolo. Il territorio italiano è uno dei più sismici che esistano nell'intero pianeta. Cerchiamo almeno di individuare... I termini reali della situazione. Professore, io la ringrazio tantissimo per tutto, ma soprattutto per queste ultime parole che lei ha detto perché possano servire veramente per noi. No, no, scusi, guardi che le ho dette sulla base anche della mia ignoranza. Perché quando <ride> uno mi dice scusi, ai geologi in Italia, io dico beh, sono quasi peggio dei sociologi. <ride> Siamo di fronte a problemi sociali incredibili, riforme sognate e non invece scientificamente studiate nei loro termini tecnici. Siamo di fronte a un territorio che si sgretola, le case si muovono, i villaggi piombano, le colline se ne vanno. I sociologi e i geologi, che dovrebbero essere chiamati in prima fila, riveriti, non dico come dei guru, ma come scienziati del territorio, dopo tutto noi viviamo su un territorio, senza terra non siamo niente, ebbene brillano per la loro assenza, il loro silenzio è assordante. Questa è la situazione. Professore, la ringrazio veramente tanto, faremo tesoro delle sue considerazioni. Sono, non sono consolanti, ma fra i molti doveri che ho non ho certo quello di consolare. No. Potrebbe sempre interessarsi alla geologia e trasferire questo sprone che ci ha dato oggi anche a noi. La geologi. ringrazio, la ringrazio molto. Mi considero un geologo onorario, però mi basta la sociologia, che se non sta morendo, è certo in agonia da parecchio tempo. La ringrazio. Grazie a lei, professore.